Ciao ragazzi, QuickSweep, oggi siamo tornati in un nuovissimo video di Tour de France 2018, My Tour con Alberto Bettiol, Tour de Sud, quindi giunto alla terza tappa, l'ho chiamato così, in realtà sono quattro tappe, quindi è la seconda perché il prologo non conta come tappa. Tappa numero 2, quindi in teoria dalla Issac Séverac l'Église alle Puy-en-Velay, 191 km, molto mossi con due Gran Premi prima categoria, due di terza e uno di seconda. Stare molto attenti anche alla fase ventosa che consegue il primo campione di montagna di seconda categoria. Oggi occhi aperti, potremmo mandare anche in fuga Rohan Dennis, che potrebbe fare bene sulle salite per prendere qualche punto per il Gran Premio Montagna cercando di far classifica. Oggi la gara la faremo con Bettiol e Dylan Teuns come nostro scudiero, senza dimenticarci che abbiamo una squadra costruita tutta a nostro favore, quindi prendiamo Rohan Dennis. Noi ci vediamo quando si scatena la bagarre, come sempre. Quindi credo sull'ultimo della montagna di prima categoria, che presenta le strade molto strette. Dovremo strada avantissimo con Alberto Bettiol. A dopo, che ci siamo ragazzi. Col de Peyratillade, 8,5 Tayade, credo 8,5 km a 7,4%. In fuga c'è ancora il nostro Rohan Dennis che è riuscito a rincimolare qualche punto, proprio pochi. Gran Premio della Montagna, lo sprint sempre battuto e noi ci siamo con Alberto Bettiol nelle primissime posizioni, scortati da uno straordinario fin qui Patrick Bevin, 35esima posizione, siamo abbastanza avanti. Ecco, vediamo subito la testa del gruppo, Dennis che ora si fa staccare, meglio se rientrasse, collaborasse con gli avversari senza continuare a rilanciare l'andatura. Ma vediamo quello che sta succedendo qua con Patrick Bevin, che purtroppo termina le energie e muore davanti a noi, e dobbiamo rimanere qua davanti col gruppo principale per non perdere troppe posizioni. Mi sono un attimo distratto guardando quello che sta succedendo davanti. Andiamo via in 34 ragazzi, molto ristretto. C'è il nostro Dylan Teuns che, come pensavo, è l'unico rimasto. Possiamo dare il gel anche a Gerrans nel tentativo, diamolo a tutti, di rientrare. E quindi diamolo a Teuns, aspettiamo per comunque ancora qualche energia. Purtroppo Bettiol ha sofferto questa salita di prima categoria, ovviamente non è nelle sue corde. Quindi con Dennis potremmo anche provare a scattare. Dobbiamo prendere un po' di gel, vediamo quante sono le forze rimaste ai nostri compagni di fuga. 28 intanto davanti, perché si stacca dagli altri anche G Egan Bernal. Mezzo colpo di scena questo, uno dei favoriti per questo tour, poteva essere considerato Egan Bernal. Parte Rohan Dennis, non mi sembra che nessuno riesca a seguirlo, quindi ci prendiamo comodamente i 10 punti del campione di prima categoria del Col de Peyratillade. Vengono via via tutti gli altri, il gruppo dietro si è rialzato, quindi avremo anche la possibilità di guadagnare qualcosina. Dico a Dennis di aspettare il gruppo dietro, non ha senso andare da soli. E sono in quattro davanti. Chiamo a Dennis di collaborare con gli avversari, ovviamente, che non ha più tanta energia purtroppo. Dennis, sono riusciti a rientrare alcuni nostri compagni di squadra. C'è Jurgen Rulands che potrebbe anche disputare la volata. Ottimo, ottimo davvero. Se non dovesse più staccarsi Jurgen Rulands. Scatti contro scatti intanto davanti. Proviamo a seguire questo attacco. È stato portato. E se ne prova ad andarsene Rohan Dennis. Quando mancano 18 km al traguardo, siamo qua davanti con Dylan Teuns. Ho sbagliato, devo prendere Bettiol. Uno che me ne sono accorto. Non è ancora finita perché c'è un altro campione della montagna di terza categoria che ci aspetta. 1 minuto e 32 potrebbero ancora arrivare. Davanti c'è solo Rohan Dennis, che per ora sarebbe l'ideale aspettare Roland e Guillaume Martin, i suoi compagni di fuga. Li attendiamo, diciamogli di attendere il gruppo dietro di lui. Dovremmo provare anche a fare qualcosa con Bettiol. Attenzione, caduta proprio vicino a noi. Qualcuno è stato coinvolto. Cale Mikel Landa, attenzione, Col de San Vidal, 2 km a 7,1%. Potremmo davvero provare a fare il colpaccio con Bettiol. Qualcun altro ci ha già pensato, parte anche Sagan, quindi diciamo a Rulands seguire gli attacchi, come diciamo anche seguire gli attacchi a Dylan Teuns. Gli altri possiamo anche lasciarli lì, comunque non potrebbero dare un grande contributo. Attacco
quindi portato tra gli altri da Valverde con Sagan, con Bardet, quindi nomi grossi. Bettiol in un primo momento si è fatto sorprendere, ora siamo qua l'avanguardia del gruppo, ci riusciamo a staccare, gruppo che si seleziona nuovamente, siamo rimasti in 25 nel gruppo, davanti hanno un altro ritmo ovviamente, salite come queste, soprattutto uno come Valverde, attenzione probabilmente alla Filippi, prova ad allungare nuovamente, avanti intanto nuovo allungo di Rolland, Dennis è comunque riuscito a rimanere lì, siamo qua nel gruppo con Bettiol, avanti hanno allungato, attenzione Serge Powell con Julian Alaphilippe, Serge Powell che è in fuga, ripreso da Julian Alaphilippe che ha provato a uscire dal gruppo, attenzione a Julian Alaphilippe, quindi è la sua azione, rimasti solo 50 secondi e 30 corridori in questo gruppo, diciamo di nuovo a Teuns di proteggere Bettiol, con questo guardarsi continuo, nessuno che vuole andare a tirare, ovviamente agevola nostro Ryan Dennis da davanti che ha ancora 10 km, portare a termine, a compimento la sua impresa. Ricordo che con Bettiol abbiamo entrambi gel, quindi possiamo giostrarcela a piacimento. Potremmo anche attaccare, ma ovviamente con Dennis davanti non sarebbe una grande idea. Qua davanti comunque con Dylan Teuns. Avanziamo un pochino, vediamo se succede qualcosa. Dennis là davanti, comunque ottima tappa. Ancora 43 secondi, alziamo un po' il ritmo. Qua piccola salita, piccolo strappo, adesso in discesa, questa discesa me la ricordo molto bene, andiamo a sbattere con le sulle transenne senza conseguenze, fortunatamente ho ripreso nel momento sbagliato, gruppo che comunque si è lievemente riassortito con 35 unità, tra l'altro a maglia bianca si è staccata, maglia bianca credo di Stefan Kung se non sbaglio, ancora. Dennis ancora con 27 secondi al momento di attaccare perché dietro si sta scatenando davvero una importante bagarre con ora sollecitamento dell'andatura portato da Daniel Martin, tutti gli uomini di classifica che lo seguono a ruota, andiamo 3,6 km, 19 secondi ancora per Rohan Dennis, attenzione. Non so se star qua dietro o andare davanti, ma a questo punto direi di andare davanti. Chiama Bettiol di seguire gli attacchi. Dennis c'è, 2,2 km. Ancora Roland. Non so chi, non ho idea di chi sia il più veloce in un eventuale sprint. Purtroppo stiamo finendo le forze proprio sul finire. Quindi forse sarebbe meglio far andare avanti Roland. Metterci alla sua ruota, 19 secondi, intanto ancora dietro il gruppo, possiamo farcela. Possiamo davvero farcela. Finale in leggera ascesa e partiamo. Tra l'altro dietro ancora Mollema, che ha provato a uscire dal gruppo. Rohan Dennis muore sulla linea del traguardo, ragazzi, muore sulla linea del traguardo. Rohan Dennis che purtroppo quindi deve accontentarsi neanche del podio, dalla quinta o quarta posizione se non sbaglio. Comunque grande fuga, ripreso ai meno neanche 100, credo 50 metri Dennis, che peccato. He is in sparkling form and you can clap him loudly. Here's the white jersey of this stage. Attenzione ragazzi, intanto sto schippando la premiazione. Ma maglia bianca per Bettiol. Maglia bianca quindi per Bettiol che quindi torna maglia bianca appunto. Le nostre mani, Bettiol che tra l'altro ha sprintato in nona posizione, grandissimo. E Dennis arriva a quinto, comunque ottimo risultato. Rulans sprinta in quindicesima posizione, ovviamente non controllato da noi. Teuns 20esimo e Patrick Bevin, anche lui in questo gruppo, 26esimo, anche lui a 0 secondi. Vediamo chi è la maglia gialla che passa nelle mani di Peter Sagan, sulle spalle di Peter Sagan, sui secondi Michael Matthews. A 3 Giuliano Alaphilippe, 8 Thomas, 8 Roglic, 8 Dumoulin, Valverde a 9.
Sanchez a 9, il nostro Jürgen Rulans in top 10 a 10, 10, 10 secondi, anche Vincenzo Nibali che appunto chiude la top 10, con il nostro Dennis undicesimo a 10 secondi e Alberto Bettiol 13esimo a 11. Siamo tutti qua, fortunatamente siamo davvero tutti qua in un fazzoletto di secondi. Anche Teus, che squadra BMC, guardate che roba, con 5 corridori nella top 22. Garance 28esimo, siamo solo dietro al Team Sky a 3 secondi dal Team Sky. Peggiore è Drucker con 2 minuti 53 di ritardo, quindi assolutamente positivo. Ragazzi, vi ringrazio di aver visto anche questo video, tappa davvero spettacolare, mi è piaciuta un botto. Peccato per la fuga che non si è concretizzata. Noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima tappa di questo gioco, di questo tour. E niente, come sempre lasciate un mi piace, un commento con la vostra opinione. Dexvip è tutto, bello.